Consigliere Dore, prego. Sì, grazie Presidente. Nel corso del dibattito sono emerse varie questioni piuttosto interessanti, le quali tra l'altro devo dire, questo credo che sia il merito della mozione, che ho accolto favorevolmente quando il consigliere Lobina me l'ha sottoposta. E come dicevo prima, il dibattito si è riaperto sia in città che in ambito regionale sulla opportunità o meno della valorizzazione della lingua sarda e della valorizzazione attraverso anche sistemi, chiamiamolo così, tra virgolette, coercitivi, come quello che potrebbe apparire e in un certo modo può essere dettato dal disposto della mozione, seppure come rivisto dall'emendamento oggi predisposto. Sotto il profilo di legittimità direi che assolutamente si tratta di un falso problema. Una lingua che è ritenuta tale a livello diciamo universale, che gode di tutte le più ampie tutele sia in ambito nazionale che in ambito comunitario, certamente potrebbe creare forse qualche problema nel caso in cui noi effettuassimo dei concorsi con l'opzione inversa, cioè la conoscenza e l'esecuzione dell'esame nella lingua sarda come lingua ufficiale e prevedessimo come contenuto di premialità la conoscenza della lingua italiana. Questo forse ovviamente sarebbe una proposta paradossale e probabilmente anche illegittima, visto il contesto attuale e anche diciamo, il riconoscimento che obiettivamente, anche sotto il profilo di fatto, ha di fatto avuto la lingua sarda all'interno delle istituzioni, ma certamente non di meno un contenuto di premialità ove venga ragionevolmente giustificato, e guardate che potrebbe essere sulla lingua sarda, ma potrebbe essere anche con riconoscimento di qualche altra materia che l'amministrazione in quel momento ritenga preponderante per rendere meglio il servizio di pubblica amministrazione. Altre tematiche che sono state poste sia in quest'Aula che fuori hanno trovato proprio stamattina casualmente una interessante risposta da parte di Giuseppe Corongiu, il quale è il direttore del servizio di lingua sarda della Regione. Vi cito qualche brevissimo brano giusto per confutare alcune delle obiezioni che vengono poste, talora in maniera semplicistica e talora in maniera strumentale, per la contestazione del valore della lingua sarda. Il primo è quello che in tanti, a partire dai tempi di Dante, ritenevano che la lingua sarda fosse una lingua arcaica e diciamo ormai desueta. E anche questo Corongiu cita ben sei studiosi a livello internazionale che hanno confutato tale affermazione. Il fatto poi che alcune diciamo, varianti del sardo, come il logudorese, il campidanese, sono tra loro lontani e inconciliabili, è stata smentita fin dagli anni Ottanta da Michele Contini, massima autorità accademica dell'Atlante Linguistico Internazionale Romanzo. Il fatto che i sardi non si capiscono tra loro, come sosteneva Fazio degli Uberti, di fatto è stato smentito anche qui da tutta una serie anche di prove che sono state fatte. Chiaramente la comprensione non sarà massima, ma come hanno detto alcuni colleghi, ovviamente una lingua che è più vissuta, che è parlata e canonizzata, naturalmente come ai tempi della lingua italiana, ai tempi di Dante, in cui si scelse una variante piuttosto che un'altra, crea talora delle incomprensioni su alcune varianti lessicali. Il fatto che il sardo disturbi l'apprendimento dell'italiano è smontata da una studiosa, Antonella Sorace dell'Università di Edimburgo, la quale ha persino dimostrato che i bambini che imparano la lingua sarda apprendono meglio sia l'italiano che l'inglese. Ecco, questo è qui, chiudo. Io personalmente sono uno di coloro che, pur essendo di provenienza familiare per una buona parte sarda e anche con diverse varianti, non ho potuto apprendere la lingua che pure i miei genitori capiscono e parlano abbastanza bene. Questo per il fatto che probabilmente la nostra concezione, la nostra idea della società era di ritenere che la lingua sarda fosse morta e dovesse essere sepolta. Ecco, io questo è un rimpianto, probabilmente essendo giovane e avendo anche la possibilità di partecipare a dei concorsi, apprendendo dei
rudimenti di lingua sarda che poi ti invogliano a praticare la lingua con quelli che sono i tuoi conterranei, le zone dell'interno e magari i tuoi anziani che tanto felicemente potrebbero riprendere la possibilità di insegnarti qualche cosa. Quindi io credo che la mozione vada approvata e poi in futuro troveremo tanti altri sistemi per migliorare ancora